Due persone sono morte nel sud dell'Oman dopo l'arrivo del ciclone Mekunu, che ha provocato anche danni ingenti. Il ciclone, diventato adesso tempesta tropicale, aveva colpito giovedì l'isola yemenita di Socotra, dove 7 persone hanno perso la vita. Secondo la polizia dell'Oman, un uomo è morto mentre era alla guida della sua auto, trascinata via dalle inondazioni, e una 12enne rimasta vittima delle forti raffiche di vento. Centinaia le persone salvate dalla protezione civile, tra cui 260 marinai di nazionalità straniera che erano in difficoltà in mare. I venti hanno toccato la velocità di 170 km orari. Migliaia di persone lungo le coste hanno trovato riparo nei rifugi e l'aeroporto di Salalah è stato chiuso.